Recording in progress. Bene, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo nuovo ciclo delle Distinguished Lectures. Il titolo delle lezioni di oggi è Il ciclo del carbonio dalla degassazione del mantello alla biomineralizzazione e verrà trattato con i contributi dei professori Roberto Barbieri e Maria Luce Frezzotti inizierà il professor Barbieri e sta a me l'onore di presentarlo. Il professor Barbieri è professore ordinario in paleontologia all'Università degli Studi di Bologna, è un biostratigrafo e ha lavorato per alcuni anni in Eni come esploratore per poi passare all'Accademia e trasferire insomma, le sue conoscenze industriali all'Accademia. Da alcuni anni si occupa di comunità microbiche e delle loro interazioni con l'ambiente fisico e questo è un po' il, il, il tema della sua lezione di oggi, che ha il titolo, come titolo Microorganismi e ciclo del carbonio, il caso del metano. Prego Roberto. D'accordo. Buonasera, molte grazie Eugenio. Ora io non sono riuscito a condividere lo schermo, pertanto ci sarà Lorenza che mi farà la cortesia di cambiare le slides. Come si faceva una volta quando c'erano i trasparenti, no? E quindi si diceva la prossima, il prossimo, la prossima, eccetera. Quindi va bene, eccoci qua. Eh, era la, si tratta della. della conferenza di dieci anni fa, io l'ho un, un po' aggiornata, oh, c'è qualcosa qui. riguarda, È un'altra faccenda, spero di aver mandato il file giusto, quello che c'è è una, una... Ah, bene, ecco sì, questo. Questo è meglio. E direi il prossimo. Um. La, il caso del metano, dicevamo, il carbonio, il metano è un composto del carbonio, è uno dei grandi composti del carbonio. Il carbonio si può trattare in una quantità enorme di modi, evidentemente, un po' in tutti i modi. Il carbonio eh, legato al metano ha una grande relazione con, il, con le attività microbiche perché. Eh, sulla Terra il metano è prevalentemente di origine biologica e c'è una relazione enorme con l'attività microbiologica. Qui ci sono un po' di casi di origini del metano, il metano l'abbiamo sulla Terra che si può originare soprattutto bioticamente, ma anche abioticamente, eh, ci sono le diverse possibilità, in particolare attiro la vostra attenzione sui bacini sedimentari, sul fatto, su ciò che si forma... Nei bacini sedimentari naturalmente i reservoir di idrocarburi e poi eh, le, mh, eh, i depositi di metano legati alle, mh, invece all'origine all biologica, ma all'interno dei sedimenti sotto forma di, di, mh, di gas idrati, no? di idrati del metano, oppure, e poi il caso invece eh, dei sistemi eh, del metano legato ai sistemi idrotermali. In effetti, vedremo queste due situazioni particolari. Con riferimento alla documentazione microbiologica e anche alla componente fossile. Andiamo avanti. La prossima, Lorenza. OK, perfetto, va bene. Allora, um, questa è una slide che illustra la situazione dei, gasi, dei ben noti gas idrati, gli idrati di metano. Um, una quantità di metano viene, eh, finisce in, 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 nel sistema eh, liberandosi dai gas idrati. Sappiamo cosa sono: sono questi composti solidi che si trovano sia nella, nella, nelle parti di piattaforma continentale o verso la scarpata, quindi nelle condizioni marine alle dovute condizioni di pressione -temperatura, e temperatura, oppure nelle regioni congelate del permafrost. Che sono sempre di meno, andiamo pure avanti, Lorenza. E appunto, dicevamo nelle condizioni di perno, in questo caso c'è una torbiera. Nelle torbiere che si stanno, che si stanno scongelando, in queste qua c'è una, una quantità di, di metano che si forma attraverso l'attività dei metanogeni che ne producono in quantità a spese della CO2 e dell'idrogeno. E, dell e questi, eh, con, eh, questi sono appunto quelli che vedete qua. Queste comunità bastoncelli sono dei metanogeni proprio che si formano, che, si, ehm, che lavorano lì. Avanti Lorenza. Eh, quindi dicevamo eh, metanogeni. I metanogeni sono archei, eh, sono degli archea, sono quindi delle, mh, delle, un tipo particolare di, di, mh, di microbi che hanno attività, mh, soprattutto che hanno della, una capacità di vivere in condizioni Molto particolari e anche estreme, sono soprattutto, hanno la caratteristica di essere termofili e ipertermofili, e pertanto è, è possibile che questi possano, è plausibile, è probabile addirittura che possano essere dei protagonisti della prima ora avanti Lorenza, e per cui appunto è possibile che all'alba della vita ci sono state delle condizioni che hanno mh, permesso a queste comunità di essere davvero delle, dei protagonisti in, in una situazione primigenia dove i, questi consorsi attivi nei, nei, nei biofilm cominciavano a determinare una, una modifica no, della superficie terrestre. Avanti ancora. Quindi la questione dei biofilm come dei fattori... Eh, dei sistemi biologici fondamentali, fondamentali proprio per la possibilità di trasformare in una fase precoce la superficie terrestre. Questo è illustrata una delle tantissime, diciamo così, evoluzioni che trovate nella letteratura sui biofilm, e, e che sono appunto delle, delle, dei, sistemi, dei sistemi che sono in pratica un mix tra il mezzo. Nel quale eh, le comunità cellulari, le cellule delle e proprie delle, dei procarioti vive, si sviluppa ed è in grado anche di determinare il microambiente intorno. Avanti, Lorenza. Eccolo qua: questo è un caso di un biofilm. Questo è un biofilm, praticamente è un fossile, questo eh, proviene dalla, da un sistema idrotermale, un moderno sistema idrotermale, in nelle Ande Cilene. Ah, e eh, come adesso ha mangiato la mela bene. Ce la no, due, due <ride> un microfono. E, e quindi, mh, dicevo, appunto, della, eh, che questo è un fossile eh, vero e proprio, è, una, è un biofilm mineralizzato, silicizzato, dove avete diversi com componenti che si possono ritrovare. Magari questo si è silicizzato una ventina di anni fa, eh soltanto ma però è possibile, che, eh, è possibile vedere tutti gli elementi di una, anche di un, bio, di un, bio, di un biofilm eh, mineralizzato milioni di anni fa, allo stesso modo che avete indicate delle cellule eh, di cianobatteri che si trovano qui, eh, si vedono molto bene, queste qua allungate, ci sono le strutture dei polisaccaridi, quindi l'IPS, quello che forma è la, diciamo così, la componente principale dei, dei biofilm, poi ci sono i globuli della mineralizzazione della silice e questo in una fotografia di un biofilm moderno che però possiamo già definire fossile. Ancora Lorenza, andiamo avanti. Questo è un, è un biofilm invece di un naturale, dove, di, una, di un metano ossidante, quindi di un metanotrofo. Il primo metanotrofo, in effetti, che è stato descritto, lo trovate qua. Eh, queste sono le catene, no? in, eh, diciamo così, all'interno di guaine che caratterizzano le, mh, eh, la, i sistemi, le comunità di eh, Crenotrix di questo, di questo metanotrofo all'interno del proprio biofilm. Avanti Lorenza. Ora il Mm, eh, dicevo quindi eh, che nel, eh, nei sistemi idrotermali c'è una grande attività ehm, nel, mh, ne, nei sistemi idrotermali e, nel, e nei SIP quindi ne, sia nelle, nelle risalite calde che fredde, SIP sì, della metano in particolare comunque nei, nelle, nei fluidi freddi che risalgono dalla, dalla, dalla profondità c'è una quantità di ehm, di ehm, di microorganismi che ehm, hanno a che fare con il metano, cioè di metanobatteri, e, e che hanno la capacità, eh, nel caso della, dei, mh, dei metanogeni, eh, di produrre della, mh, dei composti come il metano, e quindi di andare a stivare, a in, mh, inserire nella biomassa complessiva una grande quantità di carbonio av avanti. Eh, eh, nei sistemi idrotermali quindi la, il, mh, la metanogenesi avviene eh, attraverso la, mh, la trasformazione di CO2, quindi inossidata la CO2, e che, e, e pertanto, abbiamo la formazione di, di carbonio avanti, Lorenza. Eh, ma esistono anche le possibilità che si hanno laddove il metano si origina nei grandi, eh, nei grandi ammassi di. Materiale biologico di origine marina dove i batteri metanogeni eh, lavorano per produrre, il, per produrre gli idrocarburi, come nell'esempio che vediamo qua in un reservoir eh, di, di petroli avanti, Lorenza. Eh, ehm, tornando alla, mh, tornando alla, agli idrati di metano. Eh, gli idrati di metano in questa, in questa situazione, quindi gli idrati di metano diventano in pratica degli accumuli ingenti, ingenti di metano eh, di origine biogenica che rimane eh, in determinate eh, condizioni naturali e eh, rimane stabile fino a che le sue le condizioni di stabilità vengono, vengono alterate. Adesso eh, noi conosciamo molto bene la posizione e le condizioni di stabilità degli idrati di metano, avanti Lorenzo, e questo che vediamo sono, è, quello, è, è come si presentano presenta gli idrati di metano eh, a, in un'area, un atlantico degli Stati Uniti, avanti, e o, o come si presentano quando sono eh, carotati, questi vengono da un permafrost. Sono i ehm, noti, eh, in pratica il ghiaccio e la sua ehm, portarlo a condizioni naturali ne determina condizioni superficiali, ne determina la destabilizzazione avanti. E quindi effettivamente eh, la destabilizzazione delle, dei gas idrati può essere qualcosa che deriva anche semplicemente, così come avviene nel permafrost oggi, per delle mutate condizioni ambientali. Mutate condizioni ambientali possono portare. La, la liberazione della, quindi la distruzione del solido e la liberazione della componente gassosa che arriva in può arrivare in superficie e poi in atmosfera e poi subire i processi che possono avere quelli anche di diventare semplicemente di, di, ritornare, di tornare ad essere CO2 eh, ossidandosi avanti eh, Lorenza. Questa è la posizione. Ormai notissima dei gas idrati in giro per il mondo, si diceva appunto: margini dei continenti nelle aree di piattaforma di scarpata e poi nelle aree dove esiste ancora quel poco che rimane del permafrost. avanti. E effettivamente, eh, la finestra di stabilità dei, eh, dei gas idrati nel mare, in acqua oppure nel, nei sedimenti, quindi i caso del permafrost. Sono delle pianate piuttosto limitate e quindi la loro, eh, in, questo, in questa fase della storia della Terra, la, la, sua, la loro stabilità è compromessa. E come d'altra parte avanti Lorenza, come d'altra parte è stato anche del passato. Hm? Noi abbiamo il documento di una quantità di casi nei quali i gas idrati si sono destabilizzati e hanno portato eh, e, hanno, e hanno prodotto dei fatti in particolare l'interesse per questa destabilizzazione è legata alle fluttuazioni climatiche naturalmente in quanto metano gas serra quello che vedete qua è un bellissimo esempio vedete queste strutture diciamo così simil settaria diciamo così sono state descritte dai, dai torinesi della ed altri in un secondo me un bellissimo lavoro di una decina di anni fa dove appunto avevano hanno, hanno interpretato questo, questo è un caso del miocene superiore, questi sono dei calcari no? e che sarebbero calcari chemiosintetici, cioè legati all'ossidazione all anaerobica del metano. Avanti, Lorenza? Il... Metanogeni e metano, metanotrofi e metanogeni, dicevamo che sono eh, comunque eh, sono termofili, in particolare i metanogeni possono essere anche ipertermofili. Qui vedete un caso: no? un esempio di un taxon che vive nei camini, nei black smokers, e sta quindi a, eh, nel, nei fondali degli oceani, oceanici e sta eh, anche a condizioni di eh, 100 gradi centigradi più. E quindi riescono a, a veramente a vivere in condizioni anche di temperatura eh, altissime avanti Lorenzo. Lorenza. Um, eh, è il caso di quello che abbiamo visto prima, queste questi, eh, comunità, queste cellule al bastoncello, in questo caso invece sono dei coccoidi, anche in questo caso il taxon è un metanogeno che vive, eh, che è stato trovato in geyser, o ovvenze idrotermali. Quindi, eh, ci stanno benissimo nei sistemi idrotermali i metanogeni. Avanti, Lorenza. Un esempio, eh, diciamo così, forse il più classico, il più bello comunque ancora adesso di, di sistemi idrotermale dove abbiamo la metanogenesi, dove ci sono dei carbonati legati al metano, e, eh, che ancora in, in studio, nonostante lo si conosca, Ormai mi pare da una ventina d'anni, è il caso di Lost City, molti conosceranno il caso di Lost City, che è appunto la città di Roccia, nella parte nell'Atlantico centrale, lì nella dorsale medio-Atlantica. E dove avviene, no? Eh, dove avviene l'avanti la, eh, Lorenza, siamo su un massiccio periodotitico, eccolo qua. Il, questo massiccio eh, di Atlantis e qui avviene del, la, il fenomeno della serpentinizzazione. Avanti Lorenza. Ah, C'è stato già una piccola parentesi eh, hollywoodiana. Qui ci hanno girato un, un, un film che ricordo di aver visto a suo tempo È molto bello, un film di James Cameron. Avanti Lorenza c'era, eccolo qua. Questo qui, Alliance of the Deep, forse qualcuno lo ha visto, um, e, ed era, è stato proprio girato mandando giù una, 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 un, una, un, un sottomarino, una, una piccola cosa, che poi ha fatto delle riprese in un, in un, in un ambiente naturale bellissimo. È l'unico caso, vedete il è griffato. Eh, James Cameron è il film, è il da un grande regista ed era, ed era un caso abbastanza unico, no? di sistema naturale profondo, di questo tipo, diciamo così, eh, che ha, ha catturato l'interesse delle, delle majors, perché è una produzione Disney. Avanti, Lorenza. Queste sono le torri, le torri di, di Lost City, queste sono dei, delle, dei carbonati, dei carbonati in particolare è aragonite, e producono delle strutture anche molto alte, alte ordine davvero delle decine di metri avanti Lorenza. Ancora hanno, sono riempite, certo, da precipitati minerali. Ci sono le, 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 le fratture dove, dove da dove correvano anche i fluidi che risalivano avanti Lorenza. Ci deve essere qua, ah, sì, ancora. Questa è una uno schema di una di queste torri di roccia dove che, mh, che risalgono, che sono al top di questo massiccio di Atlantis, e dove sono state anche fatte delle stime sul numero di, di cellule di metanogeni per centimetro quadrato. E, e, e quindi, e, e in effetti, l'idea è che sia l'origine di questa, di queste, della, del metano sia in gran parte, in realtà. In parte prevalente, addirittura di origine biologica. Avanti, Lorenzo. Ci dovrebbe essere qua, eccola qui: la zonazione biogeochimica delle torri di Loss City. Abbiamo qua <coughs> che d'accordo: il metano il più abbondante composto dal carbonio in questi fluidi. E, eh, ci sono le diver i diversi step: la serpentinizzazione, la formazione di metano ehm, a spese di, della, della CO2, e poi ci sono. La, uh, la formazione dei biofilm uh, uh, prodotti dai, dalle, dagli archeametanogeni metanogeni che si formano uh, all'interno dei camini idrotermali, no? negli intestizi, nel nelle, nelle, nelle lungo il, 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 i condotti che, uh, da quale passano i fluidi e poi, Successivamente, quando la temperatura si abbassa, il, il, la, eh, il metano prodotto viene poi utilizzato dai, dai metanogeni che, eh, eh, che, lo, che lo smontano in pratica e, e, e così via. Avanti, Loretta, questi sono degli esempi, questo diciamo così. La, la fisicità proprio dei corpi, no? sono de, delle punte delle, delle torri di Lost City. E, e qui all'interno ci sono: uh, appunto, questi sono di Aragonite. Poi trovate tutti all'interno, vai avanti Lorenza per favore. C'è il prossimo, eccolo qua. Qui vedete ci sono delle: c'è una sezione, lo potete vedere, è molto, molto è piena di condotti da dove potevano passare i fluidi. Sono dei micro habitat nei quali. Nei quali avanti si possono trovare no, il, le comunità microbiche, eccole qui, vedete qui, qui ci sono delle, delle, dei biofilm che si trovano, sono molto spesse, si trovano qua, nella parte dove ci sono i condotti, sono, se, ne, se ne vedono anche qui. Questa invece è la parte esterna, ancora qui c'è dell'aragonite e poi ci sono delle. Queste brucite, ci sono degli elementi freschi della, della, eh, prodotti dai microorganismi, dalle, dalle, eh, verosimilmente dai metanogeni avanti, eh, che sono questi poi. Questi qua, questi sono i cristalli di aragonite, ci sono le, mh, i film micro, i biofilm eh, mh, prodotti dai microorganismi che hanno, ci sono gli elementi, ci sono sia il materiale. Che compone le no? quindi la, la componente principale del, del biofilm. E poi ci sono anche le, mh, le cellule vere e proprie. Queste qui che vedete bene, sono delle qui all'ultravioletto, si vedono, come se me lo vedremo tra poco, um, che sono um, autofluorescenti, un po chi, si vedono anche qua. E, e, ed è una caratteristica che viene da questi archei eh, grazie ad un, enzismo, ad un enzima, vedete questo enzima F420 che è coinvolto nella metanogenesi. Nella metanogenesi. Pertanto il prossimo, eccolo qua, no? qui si vedono molto bene, invece vista la fluorescenza, il, eh, sono appunto, confermano la loro natura di ehm, metanogeni e qui ci sono le... Ehm, ci sono le catene che osservate che, fanno, che mimano, che simulano un andamento ehm, a filamento in pratica, ma abbiamo in effetti che sono dei singoli coccoidi che sono allineati uno dopo l'altro e fanno pensare a dei filamenti ehm, per queste comunità di metanogeni. Avanti, ma possono, ci sono anche invece i veri e propri coccoidi, questo invece è un altro, qui ci sono altri tipi di archea, e metanogeni sempre osservati alla, al TEM, al microscopio a trasmissione. Avanti, in definitiva, allora nella, eh, eh, nei sistemi sia eh, idrotermali, che eh, quindi eh, risalite calde, che nei casi appunto di eh, risalite fredde, SIP, ehm, diciamo così, dominati. Dal metano, ma non solo, no? c'è una serie di comunità che in pratica sono fondamentalmente legate alle comunità microbiche, però c'è anche un contingente: ci sono contingenti di invertebrati che sono, che sono, diciamo, diagnostici, che sono tipici di questi sistemi. Sono ormai conosciuti da, da qualche decennio: anni '70 gli idotermali, anni '80. Quelli prodotti dai SIP, eh, dai SIP a metano. E che cosa ci sono in particolare? Qui vedete c'è una sintesi, una grande sintesi, dove avete soprattutto le indicazioni di presenza di metanogeni nelle, mh, al di sotto della superficie, là dove ci sono le risalite, e poi e anche nei condotti, nei condotti. E poi ci sono eh, em, invece le comunità dei metanotrofi che trovate. Nella, eh, in particolare mh, insieme eh, con, un, con, con rapporti simbiotici con eh, gli organismi eh, invertebrati. In particolare, diciamo così, i più classici, ci sono diversi no? che hanno questo, questa caratteristica, ma in particolare eh, sono ben conosciuti i casi dei bivalvi e anche i casi di certi policheti, no? di certi i cosiddetti vermi tubo che Hanno questo tipo di simbiosi e quindi eh, appunto eh, si, si prendono così, eh, il, eh, rientrano nel, nel gruppo del, degli invertebrati chemiosintetici. Eh, avanti per favore, Lorenza. Ora eh, a questo proposito andiamo a vedere una situazione, un paio di situazioni dove noi vediamo dei sistemi, diciamo così, eh, legati a, o all'idrotermale o, all o al SIP, caldo-freddo. Fossile antico, dove vediamo le mh, evidenze di questo e vediamo anche alcune, diciamo così, mh, mh, facciamo qualche bella osservazione, più o meno bella, diciamo così, di tipo mh, che è legata al, 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 al microbico fossile. Mh. Dove siamo? Eh, in questa mappa, è una mappa molto dettagliata. <ride> quindi, questo è il Food, siamo eh, quindi nella. Nella parte più orientale, nord-orientale dell'Anti-Atlante, in Marocco, questo è un villaggetto. E qui vicino ci sono dei famosi eh, mound eh, conici, i caschi, sono diventati famosi in questi anni perché sono particolarmente spettacolari, che vedete che affiorano in questo settore. In questo settore, in un'area completamente desertica dove si osservano molto bene, proprio perché non c'è copertura vegetale di sorta. Mm, avanti. Eh, con i quali vediamo qui i mouse de, dell'Anterlante, vedete che ce ne sono alcuni, eh? ce n'è una cinquantina almeno, e, e, e in, per questi è stata eh, assegnata un'origine idrotermale. Potrebbero essere un potenzio, per, per certi aspetti, se volete, non proprio per tutto, ma un possibile analogo antico di Lost City è possibile, con tutte le differenze che vogliamo, ma possiamo, fa, possiamo fare questa. Questa, questa, questa comparazione avanti. Poi ci sono appunto eh, questi eh, mounds conici dove vengono osservati, vengono eh, eh, tracciate le, delle, dei condotti che sono indicati qua in particolare, caratterizzano un po' tutti questi mounds, i condotti che in qualche caso sono condotti propriamente detti, in altri invece si osservano delle strutture di dissoluzione, ma questo è legato diciamo così, a processi. Diverse, viene attribuito al fatto che questi possono essere stati eh, sede di risalite di fluidi differenti e quindi si tratta di mount carbonatici, ma a volte il carbonato non è, non, non ha, non, non è precipitato, ma è, eh, invece si è, dissolto, mh, eh, si, si è sciolto per ragioni eh, legate proprio al tipo di, di risalite di fluidi differenziato avanti. Eh, va bene, questo è il, lo schemino che viene proposto in, eh, per una, questa è una sintesi che viene, viene da lavori anche di una um, ventina di anni fa, ripresi recentemente in una review, ma ci sono, vedete, l'origine uh, idrotermale della, mh, dei fluidi e poi eh, la, uh, la, la formazione dei mound al, al top. Avanti ancora. In, questa, in questi sistemi ci sono delle comunità di invertebrati che suggeriscono una, eh, insieme ad altre cose, guardate, suggeriscono delle, una relazione con, il, con, il, ehm, con le risalite, con la chemiosintesi. In pratica, queste sono delle valve eh, mh, probabilmente di eh, moliomorfidi che sono, però ehm, sono stati ritrovati. Eh, Nell'area di caschesse, ma non è stato possibile andarle a collocare. Sono stati ritrovati, e quindi in, in non è stato possibile andare a trovare la posizione originaria. E quindi questo è rimasto un grande problema e un grande dispiacere per chi è andato a cercare invertebrati lì, in particolare eh, eh, è il, il mio caso. Andiamo avanti ancora, ma ci sono invece: c'è un caso di un mound, questo qui, il, il Mound Olar, dove Invece le comunità a invertebrati eh, sono avanti. Ancora sono invece in situ. Questi sono dei solemidi, che quindi si tratta di gruppi che eh, sono notoriamente chemiosintetici, cioè hanno dei rapporti simbiotici con le comunità dei, dei, dei metanotrofi. E, che sono, eh, si trovano proprio in, questa, in, in questo mound, con delle, eh, e quindi la loro presenza denuncia delle condizioni di habitat eh, precise. Avanti ancora, si tratta in questo caso sempre di eh, questi, questi, queste vene, sono legate alle risalite del fluido, ma andiamo avanti. Eh, in queste vene però sono state ritrovate delle, delle colonie filamentose, questa è una... Una, una bella microfasis nel quale si possono osservare questi filamenti, anche se eh, qui ho messo con una certa mh, eh, liberalità eh, la possibilità che possano essere delle, degli analoghi eh, eh, di quelli simili a quelli ritrovati allo City, eh, ehm, con una certa liberalità, perché in effetti, metallostiti c'erano prove della natura mh, di metanogeni, c'è una prova di quelli là. Eh, di quelli là che abbiamo appena di cui si parlava prima, qua invece in effetti eh, prove mh, non ce ne sono, o comunque non che io sappia. Andiamo avanti. Uh, mh, ci spostiamo un attimo da, il, da quei mound del, del Devoniano e andiamo a trovarne uno molto più antico. Qui siamo nel Siloriano Superiore, andiamo a vedere nel Medio Atlante. Ci spostiamo di qualche centinaio di chilometri verso ovest. E andiamo a vedere una, una siamo nel medio atlante ancora in nord africa dove eh, affiora il più antico mound eh, conosciuto prodotto da sipa metano no un mound carbonatico, eh, eh, ed è questo avanti ancora in questo mound c'è una eh, quantità di di c'è una bella comunità biologica di invertebrati eh, che è legata ai eh, alle risalite di fluidi a metano, no? ci sono sia i bivalvi, questi modiomorfidi, che affiorano nella, nella, mh, nel, in alcuni punti di questo mondo a carbonati, e soprattutto ci sono i brachiopodi. Ora i brachiopodi sono molto più abbondanti, ma sono meno, sono meno diagnostici, eh, come eh, diciamo comunità di... Eh, Chemiosintetici, per quale ragione? Perché è un'ipotesi che viene fatta nessuno, ha ancora visto, per quanto ne so io, di eh, comunità brachiopodi che hanno dei rapporti simbiotici con, eh, con, eh, con, eh, con chemiobatteri. Ora, il, 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 i bivalvi invece sì, questi di questi c'è una grande documentazione e pertanto è una. È un elemento di forza maggiore avanti ancora. In questi. Ora, a questo punto, eh, vedete che abbiamo parlato in diverse occasioni di della questione del carbonato, della relazione del carbonato con le comunità delle, delle, dei metanobatteri, mm. e, e effettivamente il carbonato ha la possibilità di precipitare in determinate condizioni laddove avete l'attività la, del. L'attività dei, dei, dei batteri che consumano il carbonio, che usano il carbonio. Um, eh, eh, l'ossidazione del metano, eh, eh, così come lo vedete, l'ossidazione eh, con presenza di ossigeno del metano non porta a, mh, a precipitazione di carbonato di calcio, si può mandare CO2 poi dell'acqua eh, avanti. Noi per avere invece. La formazione di depositi carbonatici abbiamo bisogno invece che esista la, la, la presenza contemporanea di metano eh, batteri, di metano di, metano, di, di gruppi che ossidano il, anaerobicamente il, il metano e, ehm, e l'attività di solforiduttori. Quello che vedete qua, questi framboidi che vedete, sono delle associazioni delle associazioni delle due mh, dei due gruppi, no? dei due gruppi che associati insieme permettono in pratica che questa reazione abbia luogo. Abbiamo metano, abbiamo, della, abbiamo della, della, dei solfati che hanno bisogno di essere ridotti, degli ioni eh, carbon, calcio, e mh, il risultato è la formazione di carbonato di calcio e la precipitazione. quindi di carbonato di calcio, che quindi sarà un carbonato di tipo che è legato alla chemiosintesi, e quindi carbonati chemiosintetici, che avete al di sotto di una interfaccia. Questa è l'interfaccia acqua-sedimento. I carbonati si formano di sotto, si formano di sotto secondo eh, caratteristiche diverse, eh, molto diverse, e, e possono... e l'interfaccia è legata alla posizione anossico-ossico, anossico-ossico, e qua normalmente avete delle comunità che eh, eh, stabiliscono questo limite. e sono le comunità de, dei, batteri dei batteri solfossidanti. Per cui questi qui eh, riescono effettivamente ad ossidare il, il, eh, i, i solfuri che provengono dal profondo anche a, eh, insieme a, al metano. E, e, e sono spesso determinati da delle comunità come quelle che vediamo qua. Questo sono, eh, è, un, è un genere beggiatoa di solfossidante quanto mai comune in, in natura che noi osserviamo oggi, e quindi determina questa interfaccia. La vediamo bene qui. Va avanti, Lorenza, il prossimo. E, e poi, ecco qua: sì, effettivamente ehm, il. In, in questa situazione eh, ci ho infilato un elemento di complicazione. Questo siamo ancora a vedere il, il caso del, del nostro Mound Siluriano, che cosa c'è qua? Eh, qui c'è il è rappresentata una, secondo me, un bellissimo esempio di una struttura. Ehm, di origine microbica molto complessa, forse la più complessa. Noi l'avevamo descritta come tale a suo tempo, ancora nel 2004. Come un, eh, una struttura molto complessa legata al degrado delle, mh, delle, mh, dei tappeti dei batteri solfossidanti, no? quelle che vedete qua sono strutture tridimensionali no? eh, legate alla. L'interpretazione che abbiamo, abbiamo fatto era quella che si trattasse di comunità ormai parzialmente degradate che eh, 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 prima di un degrado completo venivano sostituite, no? da, eh, venivano ematizzate. Pertanto la, la, la componente ematitica si sarebbe preservata e poi sarebbe stata riempita poi da eh, carbonato di origine. Carbonato autigeno che si formava in, in, in quel momento lì, no? legato al processo che abbiamo visto prima e che, e, e che fissava il tutto nel record fossile, d'accordo? E questa è una struttura complessa che difficilmente si ritrova per quale ragione? Perché difficilmente ci sono delle condizioni per cui la precipitazione o la avviene l'ematitizzazione la, 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 in questo caso avviene proprio al punto giusto, nel momento giusto al punto giusto. Avanti ancora, eh, eh, dicevamo appunto di, questa, eh, di questo processo eh, diciamo, di alterazione delle m, comunità microbiche e l'idea è che siano proprio le Beggiatoa, le antiche Begiatoa del Siduriano o le Begiatoa equivalenti che avrebbero subito. Questo tipo di degrado e poi di, e poi di ematitizzazione. Eccolo qua come si, presenta una, come si presentano i tappeti a beggiatoa oggi: no? i beggiatoa sono dei solfossidanti giganti, eh, di grandissime dimensioni. Avanti, Lorenza. Li vedete qua che ci sono degli esempi notevoli di, di tappeti a beggiatoa. Guardate, si vedono, sono giganteschi. Eh? Beggiatoa giganti, guardate che roba, hanno delle dimensioni enormi. Avanti ancora che non, non c'è più. Pensavo di averne un'altra, non, non ce l'avevo più, ma va bene lo stesso perché l'abbiamo visto, si vedono già in si vedeva la scala che dimensioni era, si vedono, si vedono praticamente a occhio nudo, per essere appunto delle, delle ehm, solfobatteri, no? è, è davvero incredibile. Questa è una crosta carbonatica invece. Legata all'attività all microbica e quindi e all'ossidazione e all no, del metano, avanti Lorenza? Anche questo è un caso, ve lo mostro soltanto perché questo è un caso descritto recentemente, ma si tratta di precipitazioni di aragonite no, che avvengono, per... Eh, eh, sono quindi dei carbonati legati al processo che abbiamo visto prima e questi intrappolano all'interno dei biofilm che sono questi qua. E quindi riescono in tempo in pratica a fissare, a bloccare la componente a biofilm ehm, eh, proprio in tempo reale quando la, precipitazione, la rapida precipitazione minerale eh, li, eh, riesce a ricoprirli prima che questi vengano distrutti. Avanti ancora. Una, una piccola parentesi per un corpo straordinario, secondo me, che sono, sono sempre dei carbonati ottigeni, quindi dei carbonati legati alla chemiosintesi. Che troviamo o che trovavamo nella Romagna eh, eh, classica, Valle del Sintria. Siamo a due passi da Faenza. Ebbene questi carbonati ottici questo, in questo mio mioceno superiore. C'è davvero, c'era un ecosistema davvero straordinario. Dico perché c'era? Perché guardate, nel 2002 c'era rimasto questo pezzo qua. Eh, poco tempo dopo non c'è rimasto più nulla, è stato completamente mangiato dai dai proprietari del terreno, che se lo sono, probabilmente erano stanchi di trovare delle persone che andavano a vederlo, e lo hanno distrutto per poterne fare del materiale della costruzione. Avanti. Quello che c'è lì dentro è questo, guardate, qui sono dei tappeti microbici che stanno dentro questo, questo corpo, che stavano dentro questo corpo, e che sono interpretati come dei beggiatova fossili, giganteschi, perché guardate le dimensioni. Questa è la scala a un millimetro, guardate che dimensioni hanno, sono davvero enormi. Avanti ancora. Li vediamo bene qua, vedete qui come sono, no? si presentano davvero come delle... Per tanto tempo ci siamo chiesti che cosa fossero, ma poi alla fine, eh, alla fine abbiamo... Vabbè, insomma, sono diventati quello che sono, sono adesso, cioè dei tappeti abbeggiato a fossili avanti. E ancora si vedono bene qua. Guardate, questi sono sempre questi tappeti, sezioni trasversali, questa è l'aragonite che, eh, che li cementa, avanti ancora. Ecco allora a questo punto una, una parola, sono è vero che siamo arrivati a. a questo è l'ultimo elemento che vi mostro perché sono, eh, direi che dopo la tengo troppo lunga. Vi mostro solo questo perché è interessante. Queste sono le comunità, così come si presentano, che avevamo, come avevamo, avevamo visto prima, dei metanotrofi e di batteri solforiduttori che, associati, permettono la precipitazione del carbonato di calcio. I, eh, i metano eh, i metanotrofi sono quelli in rosso in verde invece ci sono i solforiduttori queste comunità avanti ancora che stanno sotto i tappeti a belgiatoa sono stati eh, vengono interpretati fossili come quelli eh, qui come li vedete questi qui sono sono appunto fatti a framboidi e questi sono dei framboidi ricchi di ferro e in un caso eh, qui eh, ne, Ehm, mostrati dal Golfo del Messico dove ci sono anche gli equivalenti, gli equivalenti eh, viventi. Questo è un caso recente, questo invece è un caso molto antico perché è stato descritto dal Mound O'Laq, che quindi è uno di quei mound devoniani che abbiamo visto nella regione dei Ceskesse e si tratta poi avanti ancora. Al prossimo si tratta che si vedono meglio i framboidi con le comunità, in pratica sono considerati dei la rappresentazione di fossili microbici che sono stati poi mineralizzati e sono lì a rappresentare le comunità di queste due, di questa, di questa commissione fra le due comunità di metano ossidanti a solforiduttori. Avanti ancora. Bene, finisco solo con questa cosa qua perché è solo una cosa spettacolare. Queste sono le concrezioni, non ci sono attività. Microbiche. Qui ci sono soltanto, della, soltanto dei, delle, delle, dei biomarker che sono stati descritti qua, che sono bellissimi, eh, con le bellissime congressioni tubolari di Pompiti-Camani, il prossimo, dove sono stati, che sono il prodotto, ormai è chiaro, di attività di risalita di metano, e quindi qui ci sono dei carbonati, eh? sono, del, sono delle arenarie cementate da carbonato ottigeno, delle Ocene della Bulgaria. Eh, non parlerò di questi perché non c'è tempo. Io vi ringrazio molto, era l'ultima. Grazie a tutti. E... Eh, grazie mille, grazie mille Roberto, è una presentazione molto interessante. Riserviamo il tempo per le domande a, per la fine eh, della seconda relazione. e Cedo la parola a Sabrina Nazareni per l'introduzione del secondo presentatrice. Grazie, grazie Eugenio, grazie soprattutto Roberto per la bellissima ehm, talk. È mio grande piacere eh, presentare la, la nostra prossima speaker che è Maria Luce Frezzotti, che conosco da svariati anni, non diciamo quanti. E, eh, Maria Luce, forse lo sapete, è attualmente professore di petrologia all'Università di Milano Bicocca. Eh, prima di Milano è stata per, eh, professore sempre di petrologia all'Università di Siena. Uh, e uh, dove ha fatto il dottorato in cotutela con uh, la VRAE Universiteit di Amsterdam, con Jacques Touré di Sbaglio, e dove ha fatto anche un postdoc lì alla VRAE Universiteit, uh, e uh, dove è stata anche per, uh, durante, diciamo, nel 1996 professore di petrologia e di vulcanologia. Um, Maria Luce è una, mi permetto di dire, tra i massimi esperti del, uh, delle inclusioni fluide, quindi di tutto il mondo che riguarda il campo dei fluidi in petrologia, uh, in particolare um, in petrologia ignea e metamorfica. Uh, esperta in Raman appunto in tutte le diciamo e in varie altre tecniche analitiche che non sto qui diciamo a, uh, a elencare uh, vorrei ricordare anche che è uh, fellow della uh, società americana di mineralogia e uh, che, uh, che Giusto pochi anni fa ha ricevuto la medaglia uh, per le scienze fisiche naturali dall'Accademia delle Scienze detta dei 40. Giusto? Sì? No, non vorrei sbagliare. E, e oggi l'abbiamo appunto invitata a rifare questo uh, ciclo di conferenze uh, sul carbonio. Per l'appunto e eh, l'intervento che ci farà adesso ha il titolo Il ciclo profondo del carbonio, rilascio trasporto del CO2 dal mantello all'esosfera. Quindi io lascio con piacere la parola a Maria Luce. Grazie, grazie Sabrina, buonasera, buonasera a tutti, è veramente un piacere riprendere un discorso iniziato dieci anni fa. Perché noi siamo stati, se non erro con Roberto, il primo duo di conferenzieri e parlavamo di carbonio in diciamo ambienti diversi, ne parliamo anche oggi: superficiale e profondo, in condizioni redox direi fondamentalmente diverse. Oltre alla pressione e alla temperatura. Quindi riprendo la la presentazione e poi alla fine riprendo sto aspettando che metta a schermo intero eccoci riprendo praticamente solo il titolo perché eh, parlare di ciclo profondo del carbonio cioè di ciclo del carbonio terrestre diciamo dal punto di vista dei geologi e in particolare concentrandosi sui processi di trasporto e di rilascio, l'attenzione verso il rilascio, dal profondo, verso l'esosfera, verso l'atmosfera, verso, verso il punto di contatto tra diciamo, il ciclo superficiale e il ciclo profondo, se li vogliamo distinguere. Oppure l'unico ciclo terrestre che gira, gira con tempi diversi su. Ruote a pressione e temperature diverse. Parlare di ciclo del carbonio adesso, dieci anni dopo, eh, vuol dire eh, cambiare prospettiva. È cambiato il mondo in dieci anni: è cambiato il mondo perché proprio nel 2009-2010 inizia un'attività specifica di geologi, ma non solo, interdisciplinare, fortemente interdisciplinare che coinvolge ricercatori da tutte le nazioni e che si incontrano grazie alle possibilità del Deep Carbon Observatory. Facendo una ricerca su uh, Google Scholar mettendo carbonio, terra, sudduzione, ciclo, tre o quattro parole chiave, nel periodo 2000-2011 abbiamo 11.000 tra lavori riassunti, articoli di giornale, tutto quello che raccoglie Scholar. Se Mettiamo 2011-2021, passiamo a 18.000. Quindi è raddoppiata la produzione. Quindi nel, quando noi abbiamo fatto questa prima conferenza, partiva un momento di interesse, chiaramente anche, come dire, stimolato da mh, quelli che erano la, la percezione chiara dei cambiamenti climatici e quindi di iniziare a valutare come... La terra interagiva con la superficie? Qual era il ruolo? E quindi la prospettiva che abbiamo adesso è quella di avere tutta una serie di risposte. Quindi, qui ho riportato tre frasi di un famoso discorso di Ramsey: Ci sono delle cose che sappiamo di sapere adesso, e questo ci porta anche a ad avere la percezione di quello che dobbiamo ancora conoscere riguardo al ciclo del carbonio. La terza frase è un po' più confusa, ma è sicuramente di effetto, quindi, quindi l'ho lasciata anche per dare un caveat che comunque non controlliamo tutto. Quindi ci può essere una parte che ci sfugge, quello che noi non sappiamo di non sapere. Ok, se riesco a fermare le slide. Ok, allora, cosa sapevamo, cosa sappiamo adesso? Al 2011 la domanda fondamentale era quella di determinare i serbatoi, i reservoir di carbonio, chiaramente come geologi all'interno della Terra, e quello di arrivare a delle stime di flussi cioè quanto ne viene contenuto, quanto ne è mobilizzato. Per valutare il ciclo del carbonio, cioè la terra emette ma la terra ricicla il carbonio e il grande motore è la geodinamica terrestre. Quindi chiaramente prima informazione, prima locazione, le zone di subduzione, zone chiave di studio laddove il carbonio sotto forma di carbonati o di materiale organico, diciamo carbonio sp2 più o meno disordinato, viene riportato alle profondità terrestri. Queste erano le domande. Serbatoi terrestri sono enormemente più grandi dei serbatoi superficiali. Quindi questo è, all'epoca era il diagramma a torta sulla sinistra. E si vede che il 94% del carbonio è nel mantello terrestre e quello che noi vediamo e che è quello che in questo momento sta condizionando il cambiamento climatico terrestre è lo 0,003. Quindi gli scambi tra serbatoi superficiali, cioè la biosfera, gli oceani, l'atmosfera, se vogliamo anche i suoli e il degassamento terrestre quanto degassa come degassa la terra le domande erano queste quali sono i processi questa è di conseguenza la prima via di trovare una risposta dieci anni dopo questa è praticamente la nuova figura sappiamo molto di più forse non è proprio chiarissimo il tutto perché i dati qui sono super riassunti, però vediamo che parliamo di ciclo del carbonio superficiale, ciclo del carbonio profondo e dei meccanismi di contatto, il, il degassamento. Degassamento che vediamo a livello di geodinamica subduttiva. Quindi il mantello, lo slab, il plate sovrastante che va verso il vettore, il vulcanismo di Arco, ma anche inseriti a pieno titolo l'attività vulcanica delle dorsali medioceaniche e del vulcanismo intraplacca in generale. Questi sono sorgenti adesso riconosciute. Così come vedete, c'è una, una nuova freccia che non sospettavamo: la decarbonatazione orogenica. Quindi il concetto del mantello come serbatoio unico va allargandosi verso l'introduzione anche della crosta come luogo di processi di questa pellicola, crosta continentale, nel caso specifico, questa pellicola esterna. È un nuovo serbatoio di carbonio terrestre. Ma la cosa che è interessante altrettanto e che fa vedere la nuova prospettiva, io qui vedo, qui vedo molti numeri: abbiamo i flussi, abbiamo i contenitori, e si vede che al solito i contenitori, i serbatoi sono di dimensioni molto diverse, ma lo sapevamo già. Ma la scala dei tempi. Quindi sono due cicli che sono a contatto attraverso il degassamento terrestre, ma che vanno a una velocità completamente diversa e lo vediamo bene nella scala dei tempi. Quindi la percezione umana del ciclo profondo del carbonio non ci può essere, perché è, il nostro è un istante meno di uno starnuto. Quindi noi quello che possiamo vedere, quello che possiamo modellizzare, quello che vediamo, quello che misuriamo è il ciclo superficiale. Però i due devono essere in qualche modo stati in equilibrio a quale scala? Domanda non ho risposta, molto probabilmente alla scala geologica prima che arrivassero i fattori antropogenici che stanno chiaramente modificando la parte del ciclo del carbonio superficiale in maniera fondamentale, perché comunque le stime dei flussi terrestri sono, a seconda dei tempi e dei momenti, ordini di grandezza inferiori, se misurati per anno, a quella che è l'emissione di carbonio antropogenico ma capire come funziona la terra dal punto di vista del degassamento del carbonio e poi un fil rouge che si porta dietro ora non c'entreremo perché sono studi specialistici di geofisica, di petrologia, la comprensione di tanti altri processi chimici e fisici legati ad altri elementi che sono di interesse. Quindi se vogliamo fare il mestiere di geologia, noi siamo geologi, eh, il tipo di analisi che sono state coinvolte da sempre e che diciamo hanno dato dei risultati risultati che sono stati anche delle scoperte in questi ultimi dieci anni grazie diciamo all'energia e allo sforzo di tanti ricercatori e vorrei dire con tantissima partecipazione italiana veramente simbolica fondamentale per tanti avanzamenti, due approcci, bottom up e top down, che però parlano tra di loro, devono parlare tra di loro. Quindi da una parte un'analisi di partenza che è quella del degassamento misurato in superficie, vulcanico, tettonico, e dall'altra parte lo studio dei processi profondi. Quindi dove è il carbonio, come si muove con un approccio che deve essere multidisciplinare. Quindi la petrologia, la geodinamica, la geofisica, altre declinazioni della, io la chiamo petrologia, la petrologia sperimentale, la modellazione degli equilibri di fase dal punto di vista termodinamico chiaramente tenendo sempre come centro un elemento che è volatile, quindi roccia fusi fluidi, perché chiaramente la volatilità dell'elemento, la sua incompatibilità, diciamo, in rocce profonde, lo rende protagonista di tutti i processi profondi di fusione parziale, di migrazione di fluidi, il carbonio entra a bordo immediatamente. Quindi partire oggi, partire nel 2021 a parlare di questo tipo di processi, degassamento terrestre, ciclo profondo del, del carbonio, vuol dire partire sapendo già un numero di informazioni che prima vi ho dettagliato a partire dalla figura ho colto le informazioni a figura e qui sono un attimo declinati per, per punti. Quindi i flussi tra la Terra e l'atmosfera, quindi tra i serbatoi profondi, quelli grandi e la superficie, nella storia della Terra sono stati modulati dalla tettonica a placche. E questo modulare ha agito poi come termostato terrestre, rilascio, ingassing. Chiaramente ha una scala temporale che può aiutarci per quello che stiamo vedendo adesso, fino a un certo punto. Perché questo è un ciclo che noi possiamo valutare alla scala della come minimo della decina di milioni di anni. Le sorgenti che dobbiamo considerare sono il mantello, ma anche la crosta, in particolare la crosta continentale per il suo contatto, diciamo, diretto con l'atmosfera e che il degassamento anche se nel modello classico del ciclo del carbonio vede l'ingassing da uno slab in subduzione e il rilascio da un vulcano di arco, e ne vedremo di questi modelli perché sono nel nostro immaginario, non può in questo momento non considerare ambienti intraplacca distensivi fondamentalmente, non può dimenticarsi delle dorsali. Medioceaniche, anche se lì abbiamo l'idrosfera come filtro e non sarà l'unico filtro. Eccola qui la prima classica immagine. Il ciclo del carbonio, guardiamo la zona di sudduzione, quindi l'ingassing, il trasporto fino a profondità del mantello dalla subduzione attiva, il rilascio nel wedge, la fusione parziale del wedge, il magmatismo di arco, il rilascio di CO2. Questa è l'immagine classica. Teniamo sempre conto, qui voglio fare una precisazione, che parliamo di CO2, nei disegni vediamo CO2, in realtà c'è anche l'acqua, quindi l'acqua anche se io sintetizzerò parlando di anidride carbonica, carbonica CO2, 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 CO2 col mio accento toscano, ma c'è sempre l'acqua, perché bisogna aggiungere acqua per avere poi un pianeta abitabile. Venere ce lo ci dimostra la necessità dell'acqua. Quindi la sudduzione è il meccanismo fondamentale in cui noi vediamo chiaramente il ciclo del carbonio terrestre. Però ci sono altre domande aperte e non chiuse. Tutto il carbonio viene liberato durante la subduzione, cioè il budget dell'ingassing si bilancia con l'outgassing con vulcanico oppure una parte del carbonio rimane nello slab. E se rimane nello slab, fino a che profondità può arrivare? Noi siamo geologi. Questa prima domanda implicitamente si porta dietro un soggetto, lo slab. Fino a che profondità può arrivare lo slab? Quindi parlare di trasporto di carbonio, secondo me, è un argomento veramente geodinamico. Zoomiamo sullo slab. Zoomiamo sullo slab e noi conosciamo, sappiamo che la decarbonatazione dello slab non è altro che la successione di una serie di reazioni metamorfiche, è per sé una reazione metamorfica. In cui un carbonato non è più stabile con altre fasi, ma rilascia CO2 e impegna, diciamo, il calcio. Nel caso della, della calcite, caso più semplice, a formare altre fasi. Silicati, ad esempio. Il processo della decarbonatazione è un processo che poi si accompagna anche a tutte le reazioni di deidratazione a cui lo slab va soggetto, sempre insieme, sempre insieme questi fluidi. E questo era noto ed è stato poi eh, declinato, non entro nel dettaglio perché questa fa parte delle basi solide delle nostre conoscenze, cosa si aggiunge nei sketch diagram della sudduzione? Rilascio del carbonio per dissoluzione dei carbonati. Un altro processo, processo che era noto sperimentalmente, era noto da prima di quest'ultimo decennio, sicuramente. Ma non era stato pesato per quello che poi è risultato essere. Un altro punto importante, che vediamo in questo sketch, che invece è un'informazione che viene dalla chimica dei magmi. Di arco e dal degassamento dei magmi di arco è l'importante locale assimilazione di carbonato crostale laddove i magmi stazionino a profondità e in livelli carbonatici. Prima cosa che mi viene in mente è il Vesuvio, anche se chiaramente portarlo in un ambiente di arco non è semplice non è così lineare però ci sono vulcani che stazionano in crosta questa è una nuova in livelli carbonatici questo è una nuova un nuovo concetto che non era completamente sconosciuto ma tra essere sconosciuto ed essere inserito negli sketch diagram riassuntivi per trattare argomenti, questo è un lavoro di Mason che tratta di isotopi del carbonio e parte con il ciclo profondo del carbonio. Quindi adesso questi concetti sono assimilati. È chiaro che una io sono di parte, ma una indicazione molto forte della dissoluzione dei carbonati durante la sudduzione profonda la subduzione su arco perché chiaramente i processi che poi eh, innescano un trasporto del carbonio che va nel wedge che poi va in fusione devono avvenire a profondità superiori a, a, a quelle della fusione parziale che sono idonee, congeniali alla fusione parziale delle peridotiti in questo ambiente. E quindi le inclusioni fluide in rocce metamorfiche eh, di origine eh, oceanica, crostali, eh, che fanno vedere fluidi acquosi che precipitano poi successivamente, perché sono inclusioni fluide, precipitano carbonati. Le inclusioni fluide le analizziamo a condizioni ambiente in laboratorio, quindi il fluido lascia andare il carbonato. Non c'è anidride carbonica. Ci sono diamanti, quindi anche un altro micro diamante, un altro concetto. Quindi il, il fluido, la dissoluzione dei carbonati, il fluido acquoso e anche un certo importante ruolo di reazioni di ossiorriduzione per quella che poi è la relativa mobilità del carbonato. Il, carbo, il carbonio come, carbon, come ione carbonato o come anide carbonica è disciolto nel fluido acquoso diamante resta lì, quindi è anche una maniera di vedere quali sono le percentuali di carbonio che, che si muovono. Quindi, trasporto, fissazione, eh, stoccaggio del carbonio come diamante redox e eh, in un ambiente che eh, mostra sostanzialmente sempre la faccia, l'ambiente di pressione e temperatura della subduzione profonda e per profonda intendo su barco da sempre indicazione di uno stato dei fluidi eh, o massimamente da indicazione uno stato dei fluidi ossidato quindi del CO2 non vediamolo dai fluidi ma vediamolo dalle rocce quindi da schemi di, sul down going slab l'evidenza di dissoluzione di carbonati eh, di, di, di livelli di rocce metacarbonatiche e la precipitazione di fasi silicatiche al loro posto con il rilascio trasporto di anidride carbonica. Quindi diciamo la modellazione eh, che deriva da eh, lato fluido, lato roccia, insieme a quello che è stata la, la grossa base eh, sperimentale, ha portato alla dissoluzione. Come un altro meccanismo attivo e qual è la, la conseguenza? La conseguenza sono i budget di mobilizzazione del carbonio che si muove, diciamo, attraverso due vie con la CO2, lo ione carbonato, diciamo, eh, in, eh, in soluzione con la CO2 disciolta. E quindi i budget, quello che era la nostra idea di budget iniziale della mobilizzazione di carbonio dallo slab aumenta. È un budget maggiore, abbiamo altre altre vie per mobilizzare il carbonio. Non solo, ma un'altra indicazione importante è sulla speciazione. Speciazione CO2, ione bicarbonato, ione carbonato, ma la modellazione termodinamica e questo è il view model, il view model è di, di 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 Dimitris Vergensky ha dato degli input fondamentali e qui ne dà due, qui ne dà due e perché di, ci dà indicazione che ad alta pressione e condizioni di temperatura, diciamo, idonee con con uh, le temperature della subduzione, qui insomma sono un po', un po' diverse, però è un proxy. È possibile avere speciazione del carbonio organica. Quindi la geosintesi, la previsione di una geosintesi di specie organiche in soluzione. Questo è bellissimo, è assolutamente. Rivoluziona, obbliga anche i geologi a studiare la chimica organica, ma oltre a questo, eh, diciamo, complica e, e, e comincia a diventare sfidante la modellazione degli equilibri redox. E in questo, nel caso specifico, eh, fa vedere l'acido acetico, lo ione acetato, e vedete la, la scala in ascisse. PH, ordinata condizioni redox quindi la speciazione del carbonio e adesso lo sappiamo molto bene è funzione delle condizioni redox che normalmente nell'ambiente subduttivo non sono favorevoli condizioni di alta pressione e relativamente a alta temperatura eh, favorevoli alla stabilizzazione del, del metano ma di specie in cui il carbonio è a più alti stati di ossidazione una speciazione che vede acidicarbonica, bicarbonato, carbonato come ioni e acidi organici e ioni di acidi organici. Che è funzione del pH dei fluidi. Tenendo conto, attenzione, che qui abbiamo il pH neutro a queste condizioni, quindi 7 non è il numero magico. Quindi avere condizioni di pH acido basico è funzione delle condizioni di pressione e temperatura. Quindi in questi dieci anni abbiamo arricchito in maniera estremamente importante le nostre conoscenze e poi l'abbiamo provata la speciazione, o almeno penso, la speciazione del carbonio organico come acidi organici complessi come gli acidi carbossilici una testimonianza dalle superfici dei nanodiamanti contenuti nelle inclusioni fluide che trasportavano carbonio come ione carbonato e bicarbonato nei microdiamanti. Quindi la presenza di complessi come gruppi come metile e metilene insieme a gruppi carbonile che danno ricomposto acidi carbossilici complessi. Quindi la termodinamica e la natura. Un'altra informazione importante per il trasporto del carbonio dagli slab riguarda non solo la liberazione come fluidi, ma anche Eventualmente la fusione parziale della crosta dei livelli carbonatici dei metasedimenti, in questo caso pelagici, nelle zone di suddizione ovviamente più calde. Quindi la possibilità di mobilizzare il carbonio anche attraverso fusi di natura carbonatitica, idrati, in questo caso. Non possiamo più avere il fluido acquoso che trasporta il carbonio, complessato diversamente. Ma abbiamo fusi carbonati carbonatici che contengono acqua insieme a, eventualmente a frazioni silicatiche. Quindi, maggiore, molto maggiore mobilità durante la subduzione di quello che immaginavamo e anche un'analisi diciamo del trasporto del carbonio non più inteso come subduzione di carbonati ma subduzione di quella che è la materia organica cioè il carbonio sp2 il rilascio e le varie reazioni sempre comparticipate ovviamente da reazioni di deidratazione e comunque rilascio a profondità elevate anche a partire da chiamiamolo carbonio organico disordinato di fluidi a CO2 aggiungono un altro pezzo al puzzle. Quindi il quadro, diciamo, dell'ingassing adesso vede a partire da quella che era la modellazione classica del rilascio del carbonio dallo slab come a carbonica sostanzialmente vede una speciazione complessa, vede la geosintesi di acidi organici, quindi proprio anche un link tra quella che è la geochimica e la biogeochimica. È interessante non soltanto per i flussi è interessante perché ha implicazioni sulle condizioni pH, ha implicazioni sul redox perché queste, vedete in rosso, sono le nuove variabili che dobbiamo considerare. È chiaro che, più andiamo a trovare sorgenti, meccanismi, variabili che controllano, più è difficile stabilire poi i budget reali. E chiaramente l'indicazione è un fluido, è un melt che trasporta il carbonio. Quali sono le indicazioni che possiamo avere? La geofisica può in qualche modo aiutare. Possiamo farlo con la modellazione termodinamica studiando le rocce naturali. Quindi quello che noi sappiamo adesso è importante, ma sta aprendo ulteriori filoni di ricerca. Anche se non altro sulla, questo lo dico perché magari me ne sto occupando adesso, ma cosa vuol dire precipitare diamanti da un fluido acquoso che contiene molecole di acidi organici? Come avviene il redox? Qual è l'energia di attivazione della reazione? Siamo lontani, molto lontani da quello che diciamo è la nostra, il normale, la nostra normale comprensione delle reazioni redox che portano alla formazione dei diamanti subduttivi. E un altro punto importante riguarda la crosta. La crosta come serbatoio di carbonio non è stata mai molto considerata si sapeva ma non chiaramente modellizzata ne ho già parlato l'assimilazione dei carbonati crostali e questo poi sono studi sono investigazioni che vengono a partire da un altro studio che fa le misure del degassamento vulcanico delle quantità di CO2 la grande domanda che c'era 12 anni fa perché ci sono i grandi emettitori perché ci sono vulcani che emettono due di, fino a due ordini di grandezza più CO2 misurata per anno di altri vulcani, altri vulcani che magari sono eh, nello stesso ambiente geodinamico. Quindi mh, la regola della geodinamica, quindi della profondità mantellica, non reggeva. E qui abbiamo ad esempio la risposta di Sandro Ayupa e coautore. È la crosta è la decarbonatazione e l'assimilazione, i processi RACF in camera magmatica, che aumentano il contenuto di CO2 del magma che degassa. Quindi un degassamento importante legato ai vulcani, ma non solo. L'introduzione, non, non degli ultimi 13 anni, ma diciamo... Eh, la, la modellazione alla scala globale negli ultimi dieci anni di, di un rilascio di CO2 dalla tettonica attiva, fondamentalmente distensiva, che è partito poi sicuramente dagli studi italiani che datano ben prima, perché 2013 viene assemblata la carta dai ricercatori a Giovanni Chiodini, a Francesco Frondini, a Carlo Cardellini, che mostrano un degassamento diffuso in tutta l'Italia centro-meridionale, nell'area che poi corrisponde al magmatismo attivo e non attivo, cioè più, più quaternario attuale, potassico italiano, è la stessa area dove, dove abbiamo queste, questa, questa attività vulcanica nel tempo recente un degassamento di CO2 importante, questa è una mappa dei flussi, è diffuso, quindi è misurato arealmente, è misurato negli acquiferi, ma che poi ha diciamo, i suoi meccanismi di risalita che sono tettonici e che eh, dalle dall analisi isotopi del carbonio Mostra un'origine profonda, un'origine mantellica in parte, ma anche, ma anche crostale. partire da questi studi, la sorgente del tectonic degassing a scala globale, queste sono carte previsionali, è eh, sempre lo stesso gruppo di ricerca più o meno, e questo è molto più recente, ma ci dà una scala globale della tettonica eh, distensiva che attiva grandi movimenti di, di faglie e che potrebbero essere luoghi e poi lo sono perché i pallini verdi sono aree misurate di rilascio di CO2 tettonica alla scala globale quindi è importante movimento del carbonio tettonico è importante. È un'altra sorgente importante. Adesso ne abbiamo, come dire, una percezione chiara, abbiamo dati e modellazione, ma non solo la crosta. Altro ambiente, altri movimenti, sicuramente non distensivi, l'orogenesi. Le reazioni di decarbonatazione, ingredienti geotermici completamente diversi da quelli subduttivi. Questi sono lavori del gruppo, che sono lavori proprio di petrologia pura, di modellazione termodinamica del, del gruppo di Torino, dei petrologi, Chiara Groppo, Franco Rolfo, Daniele Castelli, che fanno vedere il potenziale di degassamento di flussi di CO2 attraverso le reazioni di decarbonatazione delle rocce calc-silicatiche. Sono flussi importanti, chiaramente una modellazione termodinamica, però a partire da composizioni reali di rocce e di studi metamorfici, di evoluzione metamorfica di queste rocce, quindi non una semplificazione termodinamica, una reale modellazione termodinamica. I flussi sono importanti. Sono paragonabili a quelli del vulcanismo. Quindi abbiamo delle nuove sorgenti. E questo è un lavoro 2015 che è Le Man e Manning rimodulano i flussi, le sorgenti, la subduzione, ripartito. Non lo dettagliamo. Per questo slide che vorrebbero 20 minuti. Però ci sono le sorgenti di cui abbiamo parlato e vengono inseriti, vedete anche, il vulcanismo di Rich e le isole oceaniche per il momento. Ma il titolo di questa pubblicazione introduce un argomento forte da valutare. Cioè, secondo che alle mani maneghe poi. Sono arrivati tutti i lavori, no non è vero, è vero, è vero in parte. Però il messaggio è provocativo ed è forte, questo è il riassunto del significato del loro lavoro come richiesto dal PNAS. Loro concludono facendo i budget con tutti i nuovi studi, le nuove sorgenti, ciò che va giù torna tutto su o oh, quasi tutto su. Questo è un messaggio Forte perché implica che, se nell'ambiente subduttivo il bilancio del carbonio è in equilibrio, perché il carbonio che viene suddotto in grandissima parte ritorna nel wedge e poi viene riportato in superficie attraverso vari processi tettonici, magmatici, allora questo significa o significherebbe che. La terra in toto non è, a non è bilanciata come budget di carbonio perché allora la terra sta degassando, sta degassando nelle isole oceaniche, sta degassando nelle dorsali medio oceaniche e in tutti gli altri ambienti tettonici dove vediamo il degassamento. E questa è una domanda importante del bilancio del carbonio. Ma il carbonio Viene tutto rilasciato dallo slab e poi portato su, oppure una parte prosegue a maggiore profondità? E cosa ne è di questo, di questo carbonio? Quindi queste domande provocative aprono a nuovi studi. Usciamo dalle zone di subduzione, così come le conosciamo dorsali medioceaniche, rifting continentale. Questi sono i due ambienti e soprattutto dirò qualcosa sul rifting continentale perché è quello nuovo, è quello che entra nel 2016 con le prime misure nell'East African Rift. I flussi nelle dorsali medioceaniche che arrivano in superficie non lo sappiamo bene o male quali sono. Ci sono delle stime a partire dal, dalla solubilità della CO2 nei, nei morb, nei basalti, ma il degassamento reale poi in atmosfera anche per quello che abbiamo sentito prima non è chiarissimo a livello di budget. Ma quello che è molto interessante, e questo lo sapevamo, sono il potenziale budget immenso di CO2 che si può creare per fusione parziale della peridotite che ha carbonati. E l'altro concetto, fantasticamente rivoluzionario, io direi, per l'epoca, è di nuovo attenzione alle condizioni redox, perché il carbonio... Può partecipare alla fusione parziale come carbonato, come fase minerale in più, e quindi andare incontro a una fusione parziale modificando la temperatura di inizio fusione. Abbiamo tutti questi dati, abbassandola specificamente, quindi facilitando la fusione e la generazione di, di fusi eh, che hanno componente carbonatiche. È incompatibile, quindi tende ad andare nei bassi. Gradi di fusione essere diluito dagli alti gradi di fusione. Ma se è a valenza più quattro, perché se le condizioni redox che sappiamo diminuiscono all'aumentare la profondità, lo fissano come diamante, diamante immobile, diamante sta. Ma la geodinamica può cambiare le condizioni, pressione, temperatura, fugacità di ossigeno, o attività di ossigeno, se preferite e quindi ossidarlo, e quindi rimobilizzarlo, e quindi far andare in fusione la peridotite che fino a quel momento stava lì tranquilla, il redox melting, la fusione per cambio di condizioni redox nel mantello. E questo può essere un serbatoio immenso, fino a 3400 megatonnellate di CO2 si possono muovere al di sotto del mor, questa è una stima da Sgutta Hirschmann che ha ormai 15 anni. Spostiamoci nell'East African Rift. Il processo di mantello non è diverso, ma diciamo il contesto geodinamico lo è molto. Lì Tobias Fischer misurano nel Magadinatron Natron basin in Tanzania, Vedete, un'area molto piccola per quella che è la scala dell'East African Rift, ovviamente che è la struttura terrestre che si vede dalla Luna, quindi piccolo non è. Comunque qui abbiamo le dimensioni del Basin. Loro estrapolano dal degassamento diffuso, tettonico, come lo dovete chiamare, un budget che poi misurano, che poi estrapolano a tutta la rift. Dicono se è costante, sono 70 megatonnellate all'anno. Se non sbaglio è il doppio del vulcanismo di Arco. Quindi non è una sorgente. Quindi attenzione, attenzione, la misura è precisa, poi viene modificata, non si può estrapolare. A questa scala viene, viene ridotta a 20 megatonnellate con le nuove misure eh, a nord, in, 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 nella no, parte nord della RIFT, in, in Etiopia, in Eritrea. Quindi vengono misurate, poi insomma, è diversa la, la struttura profonda. Alle, alle diverse latitudini nella Rift è veramente complesso. Non sono 70, sono 20. Sono tante, sono veramente tante. Sono veramente tante. E quindi, questo porta anche a validare la, il movimento nel mantello away from subduction zones di fusi carbonatici in profondità. Questi sono studi sperimentali recenti geofisici che dicono noi possiamo spiegare i rapporti le differenti velocità che vediamo rapporti tra onde tipo P e onde tipo S con la presenza di fusi carbonatici quindi il fuso non è solo fuso ma delle zone di rallentamento che vediamo in, in profondità vedete 250 300 km se andiamo a vedere, sono assolutamente compatibili con la fusione per le profondità, per la fusione parziale di questi primissimi fusi che non parlano di magmatismo, parlano di migrazione di carbonio profondo nel, nel mantello. Si stanno vedendo. Quindi nuovi modelli, nuovi sketch diagram diversi. Per carità di Dio, la sudduzione c'è, però è importante Foley e Fisher. Quindi Bottom up, top down 2017, ci parlano di un'altra sorgente importante di carbonio degassato. C'è cioè un altro meccanismo di degassamento del carbonio che porta, vedete, delle stime. Queste sono megatonnellate di anidride carbonica per anno, che sono comparabili con tutto il vulcanismo di Arco. Quindi sono quantità importanti, quindi dorsali medio-oceani rift con una rimobilizzazione del carbonio. Durante il rifting, durante la fase iniziale di plateau, da dove viene questo carbonio? È interessante l'ambiente di rifting e si porta dietro tutti i discorsi che conosciamo sulle plume, sulle mantle plume, su queste anomalie termiche, chimiche però anche, è riconosciuto, non è solo termico, anche chimico. E quindi la domanda è cosa mobilizza l'ambiente di plume, quando lo mobilizza e dove lo mobilizza? È un carbonio primordiale da associare alla plume o stiamo rimobilizzando del carbonio stoccato precedentemente? Se pensiamo a la rift etiope la rift etiope si apre lungo la sutura panafricana quindi di nuovo torniamo a subduzione slab collisione e cosa c'è nel mantello litosferico sottocontinentale in questi ambienti oltre diciamo agli spessimenti che ci immaginiamo quindi il mantello litosferico come spugna, contenitore, serbatoio di carbonio che può essere mobilizzato durante gli episodi di riscaldamento e distensione che accompagnano i vari stadi dell'innesco del meccanismo di rifting. Le scale sono grandi. Queste sono le immagini della natura. Se sono inclusioni vetrose, è un'inclusione vetrosa dove si sta osservando un'immiscibilità molto probabilmente dopo l'intrappolamento in un fuso che aveva un'importante componente carbonatica in grigio. Questa è un'immagine elettronica e, e, e silicatica. Questa è un'immagine ottica. Vedete il le droplet di carbonato, l'inclusione e gli angolini del vetro silcatico, grande profondità, sono stabili i fusi carbonatici. Ma se andiamo a vedere le peridotiti a spinello campionate dalle lave eh, quaternarie al di sotto del plateau etiope, noi vediamo una quantità di anidride carbonica sotto forma di inclusione di CO2 di alta densità compatibile con i 60-70 chilometri di questa litosfera sottocontinentale e che andando a fare un giochetto microscopico sono il 5%, le inclusioni fluide sono il 5% in volume, 5% modale di inclusioni fluide chiaramente in cui sono i fluidi non è che si fanno bilanci di massa, ma vuol dire che questi campioni, queste, queste rocce sono state, queste peridotite, sono state fr fratturate, scusate, fra, mia, fraziona, eh, deformazione professionale, fratturate così intensamente dal passaggio di fluidi a CO2 profondi tanto da lasciarne un 5% in volume. Quindi la peridotite era lì, era sicuramente molto più vecchia del fluido, è, è pervasivo, è un flusso. Ma le stesse cose si vedono a Hawaii? Assolutamente, pervasivo. Quindi il mantello litosferico accoglie i fusi carbonatici, questi risalendo. A una certa profondità non sono più stabili o reagiscono metassomatismo quindi un degassamento importante e i processi di mantello li vediamo li conosciamo che poi ha delle ripercussioni a livello di come può essere variata l'emissione eh, di CO2 legate al rifting e Brune mette un cronometro alla scala della terra facendo vedere come ci possano essere stati dei momenti perché poi diciamo il degassamento legato al magmatismo se questi sono processi Rifting, che possono avere decine di milioni di anni di sviluppo con le varie fa i vari stadi poi diciamo il magmatismo è è molto più istantaneo, molto più veloce in un milione di anni, cioè i, i platoni, le grandi province ignee, cioè è una, una scala per la geologia molto veloce. Quindi la possibilità di avere avuto ciclicamente delle perturbazioni in ambienti eh, distensivi, di rifting nel tempo, che adesso attualmente possiamo studiare nell'estate. Da dove viene questo carbonio? l'ipotesi è di un carbonio primordiale oppure anche qui c'è la partecipazione di carbonio riciclato chiaramente non con una sudduzione attiva ma stoccato in qualche modo nel mantello legato nel tempo come a uno slab e qui si potrebbe entrare nella grande domanda dell'eterogeneità del mantello. C'è chi ipotizza e Marco Malusà ipotizza e i suoi coautori ipotizzano che noi possiamo assistere a un processo di stoccaggio di carbonio profondo, se non è vero che tutto torna su a profondità superiori a 250-300 km. Durante la sudduzione attiva e successiva collisione, creando dei serbatoi di carbonio, dove il carbonio viene stoccato, rimane nello slab oppure carbonata, la peridotite, ma l'ambiente è freddo e collisionale, non ci sono le temperature né i processi fisici, tettonici per, per farlo risalire. E poi dopo viene liberato successivamente quando un nuovo ciclo di Wilson porta, diciamo, l'apertura. Sono domande interessanti. Sono domande che chiamano anche informazioni di cosa avviene nel mantello profondo. E qui andiamo ai diamanti, ai diamanti chibernetici, che sono quelli che ci danno le informazioni. Sul mantello, anche sull'ower mantle, con sempre il caveat: attenzione, loro si formano in tempi e in modi particolari. Quindi sono dei proxy che ci dicono, ci danno delle informazioni, ma per generalizzarle dobbiamo sempre avere in mente che la traduzione non è immediata. E le informazioni ci sarebbero. Questa è Hope Blue Diamond e abbiamo un lavoro meraviglioso di Smith con anche colleghi italiani Fabrizio Nestola che spiega che il colore blu perché i diamanti sono blu è data da una piccolissima minima sostituzione con il boro. Il boro il boro è Chiamare boro vuol dire immediatamente crosta oceanica, senza entrare nei dettagli. Fabrizio Nestola mostra incluso nei diamanti un polimorfo tipo peroschite in un diamante che viene dalla Kimberlite di Kalinan in Sudafrica e sono diamanti che son, provengono dal mantello inferiore. Questo indica che il carbonio può essere riciclato fino a profondità estreme, sempre che i diamanti kimberlitici siano testimoni, sempre che si trovi, diciamo, un consenso dagli studi profondi della Terra su cosa può venire allo slab oltre, diciamo, i 300 km di profondità. Quindi di nuovo petrologia, geofisica, geodinamica. Anche se qui siamo Fuori, diciamo, dalle profondità classiche della tettonica placche. E di nuovo il concetto che qualsiasi cosa sia il carbonio tende. Scusate, no, 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 no. Il carbonio tende all'aumentare aumentare della pressione e quindi al diminuire delle condizioni. Eh, di concentrazione, attività, fogacità d'ossigeno a essere stoccato come, come diamante, quindi pressione, temperatura, redox, di nuovo ritornano. Secondo la McCannon, noi assistiamo a processi di Rilascio di carbonio legati a variazioni di condizioni redox, quindi redox freezing, redox melting, che abbiamo parlato proprio all'inizio, sono una caratteristica intrinseca dell'evoluzione della mobilità del carbonio. Secondo la McKenon, vedete, fino a tutto il mantello inferiore. È interessante, è veramente interessante. Quindi il carbonio alla fine potrebbe poi essere un tracciante se i diamanti sono degli ospiti rappresentativi per comprendere veramente tanti processi geodinamici che ci interessano come, come geologi, per comprendere anche i meccanismi del degassamento terrestre. Perché siamo arrivati alla fine, siamo arrivati alla fine di questa presentazione. E siamo arrivati alla fine del mantello. Sotto c'è il nucleo. Nucleo che sappiamo contiene poco carbonio in percentuale, pochissimo, però per la sua massa è il più grande serbatoio di carbonio della Terra. E cosa succede nel nucleo? Questa è concludo con questa bellissima immagine. Gli esperimenti a 50 gigapascal che tendono a riprodurre la composizione del mantello. Queste sono le analisi on quenching che hanno permesso di fare i nuovi, le nuove stime di concentrazione di carbonio nel nucleo. Quindi i nuovi budget come serbatoio, 60-80% di tutto il carbonio è nel nucleo. E qui questi studi ci potranno anche far capire come la Terra si è differenziata, come il nostro pianeta è evoluto progressivamente a quello che noi lo conosciamo attualmente dai, dai nostri studi. Quindi riassumendo e facendo qualche considerazione, la geodinamica la è il motore fondamentale. Variazioni ci possono essere alla scala geologica. Il budget della Terra è in equilibrio? A che scala? L'ingassing attraverso la sudduzione rilascio del carbonio. Conosciamo almeno 4-5 meccanismi plausibili, a partire da uno che ne sapevamo. Non c'è soltanto il degassamento vulcanico, il degassamento tettonico deve in qualche modo essere quantificato per comprenderne la portata a pieno. Per adesso le misure sono puntuali. Se i satelliti riuscissero a misurare i fluidi della Terra, questo potrebbe darci delle immagini molto importanti. Il digassamento è diffuso, quindi è puntiforme, ma areale. Quindi le misure sono puntiforme, ma la risoluzione è areale. Cosa sappiamo di non sapere? La profondità reale alla quale viene riciclato il carbonio. Quali sono i tempi di residenza? La subduzione è un motore che conosciamo, ma quali sono i tempi di residenza del carbonio se è riciclato in un ambiente di rifting continentale? Anche questo è importante. Quindi più informazioni abbiamo, più i budget diventano complicati. E quindi di conseguenza dobbiamo cercare di capire appieno. Qual è la natura del carbonio? Quali sono i conseguenti flussi? Abbiamo tanti giovani, abbiamo tempo, abbiamo entusiasmo e quindi queste sono, diciamo, la ricerca. Se eventualmente tra dieci anni vogliamo rifarla, da qui partiremo. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Maria Luce per la bella presentazione. Sabrina, se vuoi gestire tu le domande, è un piacere per me. Eh, sì, ho visto che si è collegato anche Omar. Mi sembra, così lo salutiamo perché prima era lezione. Ma è la, diciamo, siamo la triade, no? Io, Eugenio e Omar. No, scusate, è in ritardo. Eccolo qua. Quindi sì, apriamo la discussione, le domande sia per Maria Luce che per Roberto Barbieri. E quindi se vi prenotate anche da YouTube, credo che riusciamo in qualche modo a, a raccoglierle. Quindi ecco. Ciao Omar. Ciao Maria Luce, ciao ciao. Sono temi semplici, quindi credo che l'audience anche debba un po' digerire. No? Perché siamo passati da, in ambienti veramente diversi dalla del, del, geologia, ma anche abbiamo toccato. È stata toccata la biologia. Quindi, insomma, mettere insieme tutto credo non sia facile per. Non è stato facile per me e immagino anche per, per alcuni altri che hanno ascoltato. Quindi non abbiate timore. Complimenti ad entrambi. E la chat: sono tutti ormai per l'happy hour. <ride> Secondo me sì, io, io perlomeno. Con uno spritz in mano. Posso rompere il ghiaccio? Vai Daniele. Con una domanda molto, molto banale, terra-terra. Eh, mi ha colpito nella prima presentazione, complimenti davvero a entrambi. Nella prima mi ha colpito una cosa molto banale: cioè, queste strutture eh, fossili eh, siluriane e devoniane, se ben ricordo, che sono conservate. In, eh, in Marocco ma non hanno subito nessuna forma di erosione eh, eh, sono rimasto veramente sbalordito dal vedere eh, conservata quella che è una struttura che sembra esattamente corrispondente a quelle, a quelle attuali, eh, scusa la banalità della domanda no, 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 non è una banalità in realtà si tratta di corpi e di esumati eh, perché in effetti erano sono stati sepolti, c'era stato, quindi sono corpi riesumati e poi ora tu devi, cioè dipende dal tipo di struttura, eh, in qualche caso le trovi eh, facendo delle sezioni, tu sezioni e quindi in realtà è all'interno della roccia, eh, oppure diciamo così le puoi enfatizzare facendo, cercando di mh, digerire una parte della roccia lasciando l'altra e quindi in effetti devi prepararle, altrimenti non ti aspettare di arrivarci e di vederle esattamente così. Eh, quindi Con certo. quei canali perfetti, insomma. Sì, es esattamente, esattamente, sì. Poi pu puoi trovarli perché effettivamente quando eh, la precipitazione dei carbonati è, è molto precoce, no? E quindi è questo fissa tutto e questo è... È la forza di quello de, della cosa. Oppure precipitano poco dopo la, la, il degrado parziale di strutture che degradano in fretta, la mineralizzazione anche avviene in fretta. Quindi sono processi molto rapidi, ma rapidi davvero che potresti vedere in tempo reale sulla Terra. Infatti, si è visto dove questi sistemi sono uh, attivi, tu puoi vedere che le mineralizzazioni invadono la componente biologica e li fissano e quindi e pertanto nel caso della silice poi è clamoroso no quando tu hai e allora e allora eh, eh, di fatto hai la formazione di un fossile in un tempo rapidissimo e questo non, a questo non sei abituato tu pensi che il processo di fossilizzazione sia lento e questo è grazie ok altre domande Qualche giovane magari che ha delle curiosità? No, aspettate, c'è una domanda in chat, ve la leggo. Aspettate. Complimenti a entrambi. Vorrei chiedere alla professoressa Ferezzotti se ha qualche idea riguardo al ciclo del carbonio come meccanismo di differenziazione degli interni planetari. Se potrebbe essere la chiave di volta per spiegare le differenze tra due pianeti simili come Venere e Terra, sarebbe coinvolta solo la tettonica a placche o il ciclo della CO2 influenza anche l'impostarsi stesso della tettonica? Bella domanda, bella domanda. Un po' impegnativa, sì, effettivamente. Sì. Però prima fa i complimenti e poi spara, diciamo, quindi va benissimo. Allora Camilla, eh, allora, per quanto riguarda io, il meccanismo di movimento all'interno della Terra, chiamiamola con la tettonica delle placche, io penso proprio che sia la geodinamica che guida il carbonio. Quindi il carbonio si muove come glielo dice la geodinamica. È chiaro che c'è qualche momento, eh, come dire, in cui è il eh, primo attore, perché il fatto stesso di eh, arrivare nel mantello, parlo in maniera molto semplice, attraverso l'ingassing della subduzione, e questo porta, eh, cambia le condizioni di fusione, eh, della, le condizioni di pressione di temperatura della fusione della peridotite e quindi permette la fusione parziale del mantello con addirittura più facilità che, eh, di quanto possa avvenire con la presenza di acqua. Poi ricordo che sono, sono sempre poi insieme, però abbiamo un famoso lavoro, Waterfall of Carbon, nel mantello, quindi mi sento di dire che l'anidride carbonica eh, potrei dettagliare anche perché, ma non lo farò. Eh, è quella che comanda quindi in quel momento lì è, è, il carbonio è primo attore quindi diciamo a livello di grandi movimenti la geodinamica guida a livello di come dire proseguimento e ulteriore evoluzione innesco del ciclo ci sono dei momenti in cui senza il carbonio alcune cose non, non avverrebbero secondo me non è che sappia molto di Venere però eh, è assolutamente chiaro il messaggio di Venere e di, che ha in questo momento, mi sembra, una temperatura al suolo di 540 gradi o 580 gradi, non lo so, però più o meno questa è la temperatura. E, e una quantità di CO2 in atmosfera che è 80 volte quella, quella terrestre. Venere ha pagato eh, il fatto di avere altre condizioni, altre distanze rispetto al Sole. Con la perdita dell'acqua in atmosfera, quindi nel momento in cui non c'è stata più acqua, ma solo carbonio, poi cosa avviene la modellazione, cosa avviene esattamente all'interno di Venere durante la sudduzione? Non, non lo sappiamo. però ha portato a un degassamento sempre più intenso di anidride carbonica, che da sola, da sola crea delle condizioni che non sono favorevoli alla vita. Infatti, le ultime pubblicazioni recenti eh, dicono: guardate, attenzione, perché l'acqua un tempo ci doveva essere stata, è andiamo a dire, stata allontanata, evaporata, allontanata dall'atmosfera di Venere, però prima potevano esserci le condizioni per la vita. Quindi il termostato in atmosfera della, della CO2. Eh, che eh, aumenta, diciamo, la, la formazione di carbonati quando aumenta il flusso tettonico vulcanico, tampona così è un meccanismo che funziona con l'acqua e in acqua, come ci ha fatto vedere anche Roberto, cioè da un altro approccio, però di quanto l'acqua sia essenziale in, in questi processi. Quindi non so se questa questa risposta la soddisfa ma è la mia risposta vediamo se camilla ci dice se è soddisfatta della tua risposta eh, altre domande Camilla è molto soddisfatta. Se poi ne vogliamo parlare, Camilla mi scriva e eh, ci sentiamo. Ma insomma, la triade non ci chiede niente. Eh, noi davamo spazio prima agli altri. Ma diciamo sì, no, no, dire... ma diciamo. No, no, se qualcuno controlla su YouTube se ci sono domande, ma penso di no. Altrimenti Raffaele ci avrebbe informato, immagino. Eh, io faccio una domanda io. Ah, Simona. Allora, che un po' si collega all'ultima cosa che, che, che dicevi appunto adesso, eh, come accennato nel, nella presentazione, dicevo c'è CO2, CO2, no? Parlo di carbonio e CO2, ma è sempre un fluido che in realtà contiene acqua, e eh, quindi, eh, cioè ci sono cioè c'è sempre la componente di acqua dentro a, a questi processi. Eh, quindi cioè, se ci puoi dire qualcosa in più, insomma, eh, del, dell'acqua e del ruolo dell'acqua in tutta questa parte o nei, in, nei vari ambienti o come pensi appunto che, insomma, dirci qualcosina in più sul ruolo dell'acqua legata a questo carbonio, eh, che sì, è venuto fuori già nel lavoro, cioè nella, nella presentazione, ma in qualche modo... Focalizzare un attimino di più questa parte. Grazie. una bella domanda, Simona. Il ruolo dell'acqua è fondamentale. Tu me lo insegni eh, nelle reazioni di decarbonatazione metamorfiche durante la subduzione: l'acqua è, è presente, l'acqua è un vettore di, di elementi molto, eh, molto forte, quindi è, può portare in soluzione. Una, una cosa dalla quale mi sono tenuta lontana nella, nella, nella presentazione è, è proprio il ruolo non soltanto fisico ma anche chimico dell'acqua che partecipa in questi processi. Perché eh, andiamo a, a pensare al fatto che da una parte abbiamo visto la fondamentale importanza del... Delle condizioni redox in tutti quelli che sono i processi che coinvolgono il carbonio e, e non solo. Ecco, diciamo l'importanza dei processi redox. Noi in Italia abbiamo avuto, mi vanto perché eh, di Bicocca, abbiamo avuto la, la Nadia Malaspina che insomma è da, da anni ci illustra. Il ruolo fondamentale del redox nell'evoluzione della Terra e non solo Nadia, ma insomma, eh, molto Nadia. E il carbonio è un elemento redox sensitive, quindi non possiamo non, non trattare questo aspetto in maniera superficiale, non possiamo non trattarlo in maniera profonda, però. Il carbonio non è mica l'unico elemento redox sensitive. e quello dove noi ancora non siamo e che invece è uno dei fattori che, che si porta dietro la, la presenza di acqua, quindi la solubilità. E se c'è lo zolfo, e se c'è l'azoto anche in questi sistemi? Noi per adesso stiamo parlando di fluidi COH. Zolfo redox sensitive. In maniera importante eh, sono otto stadi di valenza. L'azoto anche. Questi sono elementi che fanno pensare, per fermarsi ai due fondamentali che uno pensa che possano avere un ruolo nel ciclo durante l'ingassing, e quindi successivo trasporto nel mantello. Quindi l'acqua è il solvente, l'acqua è compartecipe nel modificare le condizioni pressione e temperatura a cui avvengono processi, quali reazioni metamorfiche che liberano volatili, per l'appunto, eh, quali carbonio, per processi di fusione parziale del mantello, ma anche processi di fusione parziale della crosta, ma allo stesso tempo potrebbe essere un veicolo di eh, elementi chimici che non, stanno, non stiamo considerando e che quindi potrebbero rendere... Diversi alcuni dei punti che stiamo trattando, e di come li stiamo trattando. Quindi potrebbero essere gli unknown unknowns, non lo so. Già sospettarli li rende qualcosa di noto. Però il messaggio che volevo dare è proprio questo: carbonio, idrogeno, ossigeno, per tenerla ai minimi termini. Un fluido, due fluidi, come si muovono? devono sempre tenere conto noi diciamo CO2 ma non è solo CO2 non so Simona se ho soddisfatto la tua domanda sì, di più non era, so no no era esattamente questo che chiedevo grazie abbiamo una domanda da YouTube uh, Valentina Galluzzi ti leggo uh, vi leggo gli studi sul ciclo del carbonio ci danno qualche indicazione sull'innesco della tettonica placche essendo un processo unico della Terra? No, la tettonica placche ci dà delle indicazioni fondamentali sul ciclo del carbonio. Poi, come ho detto alla, all alla, per l'altra domanda, questo poi fa sì che alcuni processi siano facilitati. Però. Anche senza il ciclo del carbonio, diciamo, la fusione del wedge con l'acqua, quando si parlava solo di acqua, era un processo, come dire, accettato, possibile, provato. Ecco, quindi il carbonio può ulteriormente, diciamo, facilitare l'operazione. Io sono assolutamente convinta che noi, per capire il ciclo del carbonio, dobbiamo... Lavorare noi petrologi con chi si occupa di geodinamica a grande scala, con chi si occupa di immagine terrestre con le tomografie, cioè con la geofisica, perché non, non può essere decontestualizzato. Quindi, di other way around. Grazie, vediamo se c'è qualche altra domanda. Anche per Roberto che abbiamo un po' monopolizzato Maria Luce. Ma lei fa piacere sei gentile Roberto no è così Maria Luce no ma noi ci dobbiamo vedere anche oltre vero hai ragione no assolutamente vengo a Bologna o vengo io a Milano certo nessun'altra domanda un po timidi stasera abbiamo ripreso dopo la pausa estiva e ancora eugenio che dici che possiamo ringraziare e chiudere qui se non ci sono altre domande sì io ricorderei anche la prossima Distinguish, se ho scritto bene sarà martedì 14 dicembre, giusto? Sempre alle quattro e mezzo. Uh, Stefano Poli e. ora sbaglio sicuro il nome. Ligi, Marco. non mi ricordo. Marco. Di Maio. Marco Ligi, no, perché ero sicura di sbagliare. Marco, sì. È sì. E quindi sì, vi diamo appuntamento a tutti al uh, prossimo appuntamento, sempre su Zoom, il 14 di dicembre, così ci facciamo anche gli auguri di Natale. Va bene, grazie mille a tutti e buona serata. Grazie a voi. Grazie. <ride> Ciao <Grazie>. a tutti. <ride> Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao buonasera.